compito che la gente viaggia e va, e telefonare. Dopo barba che sta di pioggia, e la 24 ore. Dopo barba che sta di pioggia, dove ti compra? Io ho girato tutta la città, scusate, dopo barba pioggia, è rimasto solo una grande, abbiamo lo stesso. Non ci posso credere, per 40 anni hanno avuto successo in tutta Italia, anche all'estero, fino a che non nacque, fino a Robby Facchinetti, gli è posto nascere Luvigli, DJ Francesco, in un scema così non lascia mai via. Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano, dice Prince Francesco, un capitano ci la mano, non la tena. Questo argomento del capitano Uncino, se ben ricordo, fu già preso in considerazione dal cantautore italiano napoletano che era Edoardo Bennato. Edoardo Bennato, cioè... Ciurma! Bisognava lavorarci, eh? Questo silenzio cos'è? Sei qua stamattina, tu! Sveglia! Tutti arrappato da me, tutti mi danno perché me ne paura. Mamma mia, lascia il capitano, è nervoso, proviamoci per alle... e qua stamattina sul ponte della nave, perché? Perché lui doveva fare, sono non sono il capitano Lucino. Ciao, vai Lucino, sei il capitano Lucino. A proposito di Bennato, che ha lui, Edoardo Bennato, ha un fratello che si chiama Eugenio Bennato, che è il meno famoso. Un concerto a Napoli diversi anni fa del meno famoso Eugenio, una signora che stava in prima fila, avendo sbagliato, confuso i fratelli, fa Bennato! C'è viva la mamma, che la cantavo quell'altro, signora, questa è la canta mio fratello, vabbè, ma la mamma è la stessa. Festival di Sanremo del 2008, per caso ve lo ricordate chi lo vinse, eh? 2008, una coppia, uomo donna, Mieta, bravo, Jody Ton e Lola Pon, io mi ricordo a Lola Pon, cioè. Tu fai finta perché è stata moglie vicina. No, io mi ricordo Lola Pon, bella ragazza, Giorgione. Giorgione si è guardato così e dice, bella, cerco un scampo anch'io. Che scampo? Ti chiami di tonno? Sei un mezzo scorpano, ci manca la cotta e poi ci manda la di mare. Quell'altro partecipò anche Max Gazzè, io vorrei la vostra solidarietà di tutta la piazza. Max Gazzè, a domande Gazzè. Oppure Anna D'Adangio, una canzone molto bella, si intitolava Il mio amico e parlava di un suo amico particolare, un amico di Foglia. Il mio amico cerca un nuovo fidanzato. Oh. Dorme spesso accanto a me dentro al mio letto. E Gigino che dice, contento. Lascia accarezzare come un gatto. Anna, state attenti, quello che c'è in mano non è la coda del gatto.